Cari amici di Radio Laser e Laser TV, siamo qui questa sera per assistere tra poco al grande concerto che Enrico Ruggeri terrà appunto qui a Pisticci in Piazzale La Salsa per concludere i festeggiamenti in onore a San Rocco, il patrono appunto della nostra città. Ma chiediamo subito ad Enrico se in Basilicata è venuto più di qualche volta e se ha ammirato le bellezze di questa regione. Sì. In entrambi i casi la risposta è sì. La prima volta sarà stato almeno, cominciavo che 30 anni fa a Pisticci addirittura, e poi no, ho suonato da tutte le parti a Matera, insomma, venendo in macchina vedevo dei cartelli che mi ricordavano dei posti in cui ho suonato, però anni fa, adesso era un po' che non venivo. Allora, una regione che ti accoglie, ma soprattutto una comunità per riscoprire questa sera innanzitutto un grande repertorio di un artista insomma affermatissimo e che ci farà tornare alla mente tanti ricordi, no? Da quanti anni è Enrico Ruggeri? Da tutta la vita è Enrico Ruggeri, ma faccio dischi, insomma, il primo non avevo ancora 20 anni, quindi 38 anni fa, che faccio dischi che vendono da un po' dopo. Nell'80 ci fu Contessa con i Decibel, poi dall'83 Polvere, Nuovo Swing, insomma da lì le cose hanno cominciato ad andare bene. Ecco, tu sei un artista, diciamo, che ti definiscono dalle doti molteplici e con un'innata curiosità. Ma sì, probabilmente per il fatto che oltre a fare tanti album, 31, ho scritto 7 romanzi, ho condotto parecchie cose in televisione. E anche radio, giusto? Adesso faccio un programma su Radio 24, insomma, quindi credo questa cosa mi sia rimasta con piacere appiccicata addosso per il fatto che mi piace fare cose diverse tra loro. E certo, poi diciamo dopo tutte le molteplici storie c'è questo tour che parte appunto in questo 2015, sì. Innanzitutto come sta andando? Beh, molto bene, ci siamo divertiti, abbiamo fatto molti concerti, abbiamo ancora un mese e mezzo di concerti. Quindi, addirittura? Sì, quindi insomma andiamo avanti. Bene, e questo Pezzi di Vita? Pezzi come di va? Vita, beh, bene, è un album particolare, intanto è un doppio. Nel cofanetto? Sì, nel secondo CD ci sono 14 canzoni, diciamo le più significative dei miei primi 5 anni di carriera, quindi si va da Contessa, dei Decibel, Attraverso il mare d'inverno, Polvere, Nuovo Swing, insomma fino all'85. E poi invece ci sono delle canzoni nuove, tra cui questa Tre Signori che ho cantato come ospite a Sanremo, quella dedicata al paradiso, insomma, però che parla di Gaber, di Iannacci e di Faletti, cioè i centri commerciali, che è il pezzo, diciamo il singolo, quello da battaglia di quest'estate, insomma è un album che mi ha dato molte soddisfazioni. Ecco, una trasmissione, mi dicevi, su Radio 24, sì. Il Falco e il Gabbiano, che probabilmente tornerà anche in autunno? Sì, il rinnovo è stato anche abbastanza breve, devo dire, per questi casi. Ma sì, perché è una trasmissione nella quale io racconto ogni giorno la vita di un personaggio, è una trasmissione che va molto bene, e sia come pubblico che come critica, cosa che non sempre succede, soprattutto in televisione. In televisione in genere o fai grandi ascolti e la critica ti snobba, oppure la critica ti applaude e non ti guarda nessuno. Invece, insomma, in radio forse il pubblico è più fidelizzato, anche un attimo più di livello alto, e quindi si può fare una trasmissione di successo anche facendo una cosa di valore, insomma, che piace alla critica. Ecco, tu hai fatto anche Lucignolo, giusto? Sì. Su Italia 1. Lucignolo invece, ecco, è un caso in cui la trasmissione è andata bene, però era molto lunga, insomma secondo me c'erano delle cose molto belle, magari il servizio sull'Ucraina, le cose sui giovani, poi per farlo durare 3 ore, insomma un po' di cosce, seni li inserivano e aumentavano gli ascolti e calava un po' il livello, secondo me, come ti dicevo prima. Ecco, questo ultimo album, Pezzi di Vita, l'hai definito in 6 mesi di lavoro una tela di Penelope che sembrava non finire mai. Sì, ma sì, perché erano 24 canzoni. Per poi cui sono tutte riarrangiate. 14 riarrangiate, 10 nuove addirittura, quindi arrivavamo a un punto, poi rifacevamo una cosa, insomma andavamo un po' avanti e un po' indietro, però insomma così deve succedere, quando poi l'album esce deve rappresentarti, quindi è meglio magari spostare l'uscita di qualche mese, però un CD è una cosa che resta, un documento.
Ecco, un artista che vuol farsi conoscere dal grande pubblico necessariamente oggi deve passare per i grandi talent show della TV? Ma per fortuna quando io ho iniziato i talent non c'erano e quindi... Non è stato necessario. No, sì, nel senso che quando ho iniziato io facevi concerti, venivano 30 persone, poi tornavi e ne venivano 60, poi allora quei 60 contenti chiamavano degli altri, la volta dopo c'erano 300 e... In questo modo si creano successi che durano 30 anni. È chiaro che se fai il gratte vinci per il quale vinci un talent, per carità ci sono anche dei ragazzi bravissimi, però è difficile che questi durino neanche 30 anni, che ne durino 5. Certo. E quindi cosa consiglieresti a questi giovani? No, niente, se vogliono di fare anche un talent, però di non farsi troppe illusioni perché... Ci sono ragazzi, ahimè, che hanno vinto dei talent e sono scomparsi lo stesso. Allora, un saluto ai nostri amici, quelli di Radio Laser. Radio Laser, ciao, un abbraccio a voi e a tutta la Basilicata e noi andiamo a fare le prove e poi suoniamo. Buon concerto, amici.